Nelle puntate precedenti di Permette Signora. Capisco che è sotto pressione, lui è stato preso per giocare bene e per vincere subito campionato e Champions League. A quasi 70 anni ha vinto qua una Supercoppa, una piccola coppa, ma... Io dall'alto dei miei 70 anni, se vedrò queste cose, sarò il primo a complimentarmi con lui. E sembra che la Cenerentola sia il Batte Borisov, però alla fine non la conosco ancora bene, per cui prima osserverò e poi potrò giudicare. Gilardino in un metro e 1-1. Quello che vi stiamo per raccontare è accaduto tra mercoledì 24 settembre e giovedì 2 ottobre. L'arbitro dice che può passare, manda tutti sotto la doccia. Finisce 1-1 tra Juventus e Catania. Finisce 0-0 tra Sampdoria e Juventus. Finisce 2-2, esultano i tifosi bielorussi, un'impresa del padre Borisov. La Juve mastica amaro per quei 25 minuti da incubo. Le occasioni sbagliate sono tantissime, non troppe, però il calcio è questo. Abbiamo aspettato lo schiaffo magari del gol subito per reagire. Noi siamo stati bravi a creare gioco, a creare superiorità, quindi un po' demerito nostro, un po' merito anche della Samp. Non ci sono state grossissime occasioni, una partita bella tosta. Borisov nella prima mezz'ora ci ha sorpreso, ha fatto di più, ha fatto i due gol, dopo siamo usciti fuori noi. Che vi mando un pellizzero, mi fate arrabbiare stavolta. Giuseppe Baresi non può rappresentare la società Inter de Milano e non può rappresentare il suo allenatore Giuseppe Mourinho. Onestamente non è facile, però io credo che questo sia un servizio di rispetto per i tifosi della tua squadra, sia un servizio di rispetto per gli sportivi di tutta Italia. Chi parla adesso Ranieri, che è stato in Inghilterra 5 anni, per dire buongiorno, no, good afternoon and good morning, per lui è stato un grande problema dopo 5 anni. Lui che rispetta i tifosi inglesi, lui che rispetta i giornalisti inglesi, mi va adesso a me parlare di che? Se ne dicono di parole, dolce come quando piove. Io la sento così, ma non critico nessuno, non critico nessuno. Parliamo di Alex Ferguson, che se non è visto in tutto il mondo come uno dei migliori allenatori della storia del calcio, io sbaglio, ma penso che è. Quante volte Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, non va alla stampa? E quante volte si parla di rispetto, di mancanza di rispetto? Però fa parte del nostro lavoro, insomma, siamo uomini pubblici e perlomeno dopo la gara dobbiamo soddisfare le curiosità di voi giornalisti e anche degli appassionati, dei milioni di tifosi e sportivi italiani. Il presidente Moratti mi dice: mister, Baresi non ha la qualità, il status, l'immagine, la fiducia per rappresentare la società. Se il presidente mi dice questo, io prometto che tutti i momenti di stampa io sarò. Se ne dicono di parole, sono schegge di rancore, come artista. Senza polemica, perché non voglio fare polemica, soprattutto contro squadre dove, come l'Inter, dove già c'è una,
un'acerrima rivalità tra noi e loro, per cui cerchiamo sempre di stemperare gli animi. Se non capisci molto bene, io posso fare un disegno per spiegare meglio. Grazie, un abbraccio. What is this? Una penna? A pen la risposta in inglese. Ma se a 70 anni ho imparato lo spagnolo e l'inglese, ci avrò messo pure qualcosina di più, però insomma, a 70 anni bisogna faticare.